Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Campania, a San Mauro la Bruca, in provincia di Salerno. Il comune si trova nel Cilento a 450 metri sul livello del mare e conta circa 630 abitanti ripartiti tra i borghi di San Mauro e San Nazario. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Il paese da una parte guarda il subappennino campano, dall'altra lo splendido promontorio di Palinuro. Mettetevi comodi, a voi San Mauro la Bruca. Bruca è un piccolo comune del Parco Nazionale del Cilento del Vallo di Diano, che è stato anche dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Conta attualmente 630 abitanti ed è composto dal capoluogo, che appunto si chiama San Mauro la Bruca, e da una frazione che è San Nazario. È un posto molto bello perché si trova in una zona immersa nel verde, circondata da un panorama che, visto soprattutto dalla piazza, è stupendo. Si può ammirare verso sud il promontorio di Palinuro, il Monte Bulgheria dall'altro lato, e poi ancora più verso nord si ammirano i monti del subappennino campano, le cui cime sono quelle dell'Antilia, del Fuggente, del Monte Gelbison, su cui sorge un santuario consacrato alla Madonna. Abbiamo anche dei percorsi naturalistici sulle nostre colline, che sono folte soprattutto d'estate di boschi di castagni e anche di uliveti. Ci troviamo nella chiesa di San Nazario, famosa perché nel 940 ospitò uno dei più prestigiosi rappresentanti del monachesimo orientale, San Nilo da Rossano, il quale proprio in quell'anno qui ha vestito l'abito monacale. Quindi c'è stato un periodo storico qua in cui c'era una abbazia basiliana, famosa soprattutto per la lavorazione della carta pecora dalla quale si ricavavano le pergamene. Infatti San Nilo, quando è stato qua per circa 2 mesi, ha anche scritto degli inni sacri. Successivamente, intorno all'anno 1000, quando diciamo la Chiesa di Roma, e per quanto riguarda il nostro territorio il vescovo Alfano I di Salerno, con la collaborazione di Ildebrando di Soana, che poi diventerà Papa Gregorio VII, allora ci fu, diciamo, la riconquista del cattolicesimo romano attraverso i benedettini. E quindi qua c'è questo trapasso dal monachesimo orientale al monachesimo benedettino. Proprio per questo si suppone che questa chiesa è consacrata a San Nazario Martire, il quale è un santo italiano, non è un santo orientale, portato molto presumibilmente proprio dai benedettini. Paese dei mulini, perché qua ci sono delle sorgenti d'acqua perenne, c'è un fiume, il fiume dell'Abbadia si chiama, che porta acqua anche in piena estate, per cui c'è stato un lungo periodo storico che affonda le sue radici nel periodo basiliano, ma poi si è continuato nei secoli, si può dire fino agli anni 50 del secolo scorso. Qua c'erano questi mulini che servivano sia per la produzione dell'olio d'oliva, quindi frantoi, trappeti, sia per la farina. Il convalone di San Mauro la Bruca ha come emblema la croce dei cavalieri di Malta. La cosa avviene intorno alla metà del 1200, c'è anche un atto giuridico dell'epoca che ci fa capire che in quel periodo San Mauro la Bruca era sotto i cavalieri di Malta, del baliaggio di Santa Eufemia Calabra. San Mauro la Bruca, in provincia di Salerno, è anche il luogo del miracolo eucaristico. Andiamo a saperne di più con il parroco. Mangeli,
troviamo nel santuario eucaristico di San Mauro Labruga, diocesi Vallo della Lucania, provincia di Salerno. Un santuario, come vedete, molto bello, caratteristico sia di devozione ma anche di fede, dove nella notte tra il 24 e 25 luglio del 1969, circa mezzo secolo fa, furono portate via da questa chiesa l'abisside contenendo 63 particole da alcuni ladri. L'indomani una bambina di appena 6 anni, stando qui davanti al piazzale della chiesa con il nonno, subito andarono dal parroco a riferire questa notizia. E abbiamo appunto questo miracolo perché da quel giorno le particole sono rimaste intatte, come possiamo vedere sul trono dell'altare maggiore. E allora Monsignor Biagio di Agostini approvò questo miracolo eucaristico. Poi dopo un anno ancora furono riprese le particole e poi da quell'anno, dal 70, fu dichiarato ufficialmente santuario eucaristico. Il santuario è dedicato a San Mauro Abate, dove si celebra la festa il 15 di gennaio. Ma non solamente San Mauro, abbiamo anche una bella devozione a Santa Eufemia, che è la protettrice anche di questo paese. Un paese caratteristico, come stiamo vedendo in questa giornata, dove sono circa 600 persone, una piccola famiglia, sullo stampo della famiglia di Nazareth, ci conosciamo tutti quanti, e insieme portiamo avanti questa piccola chiesa che è all'interno proprio della nostra diocesi, dove ogni 25 del mese ci incontriamo con altre comunità parrocchiali, proprio per pregare la Divina Misericordia, per pregare questo Gesù che secondo noi è venuto ad abitare in mezzo a noi, a stare con noi e a farsi conoscere. Abbiamo anche la cripta di Santa Eufemia e abbiamo questa cappella dedicata a San Mauro, ma il nostro proprio obiettivo centrale è Gesù, che è via, verità e vita. I santi sono poi i gradini che ci portano a Lui, come ho detto sia San Mauro, Santa Eufemia e poi abbiamo San Michele, anche un'altra bella immagine, l'immagine di San Rocco, forse il quadro più antico, che poi noi veneriamo sempre nella cappella dedicata a San Mauro. La cosa bella del miracolo eucaristico è ogni qualvolta che vengono dei pellegrini, all'inizio non credono, pensano che le particole siano quasi attaccate ancora tra esse, invece no, non è così, è il miracolo di Gesù, perché nulla è impossibile a Dio, quindi questo miracolo è un'adorazione perpetua, perenne, qui non c'è l'ora di adorazione, perché siamo sempre ad adorare il corpo di Gesù che è visibile, si vede, non è una bomboniera, non sono confetti, ma è il corpo di Gesù in 63 particole. Nell'azienda agrituristica Il Forno Antico con il dottor Aniello Cusati, nativo di San Mauro Labruca, innamorato del suo paese, andiamo a scoprire la fattoria e i piatti tradizionali del luogo. Ci troviamo nell'azienda agrituristica Il Forno Antico,
che è inserita nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. L'azienda si trova proprio a pochi chilometri dal Golfo di Palinuro. Io sono un medico, lavoro a Milano e dal 1985 ho realizzato questa azienda, che comprende anche una fattoria didattica ed è inserita in un contesto incredibile, bellezza micidiale. Noi siamo un'azienda biologica, produciamo tutto noi, quindi chilometro zero, anzi metro zero. Soprattutto i miei dipendenti preparano dalle nostre risorse i prodotti che forniamo ai turisti. Assieme al nostro chef abbiamo preparato questo tavolo. Come potete vedere abbiamo cuccolaro, parola dialettale nostra che in italiano vuol dire il guanciale. Poi abbiamo ancora il prosciutto, abbiamo la coppa, abbiamo la pancetta, abbiamo la salsiccia di cinghiale tagliata a punta di coltello, la salsiccia di maiale sempre tagliata a punta di coltello, l'annuglia è un salame particolare fatto con l'interiore del maiale noi non buttiamo nulla. Poi abbiamo la soppressata fantastica che è fatta a punta di coltello, stagionata di una bontà che purtroppo voi non potete assaggiare, capire se non venendo qua. Abbiamo i nostri formaggi, qui abbiamo un formaggio più stagionato, un primo sale, poi abbiamo una ricotta, abbiamo il pane fatto in casa, abbiamo ancora le cime di rapa, la nostra zuppa fatta con carote, verze, fagioli e lenticchie, poi abbiamo il nostro capetto, il nostro peperoncino, i nostri contorni, a minestra stringa, che sarebbe una minestra fatta di cicorie, cardone e patate strittoriate, sarebbe fritte con un pochino di olio e il peperoncino che non guasta mai. Poi abbiamo ancora le cime di rapa con la salsiccia e andiamo orgogliosi della zuppa di fagioli e castagne. Spesso facciamo lenticchie e castagne. Lenticchie e castagne è una zuppa fatta da Picio, il cuoco di Augusto. Ancora adesso in questa tradizione viene fatta, tramandata da madre in figlio e così successivamente. Poi volevo farvi notare i nostri frutti biologici, tutto è biologico, fatto a metro zero. Un citrangolo è qualcosa che misura l'angolo, è un frutto, un agrume con cui la nostra Carmela ricava dei liquori e dei grossori fantastici. Con la colatura facciamo degli spaghetti con la colatura, anche questa qui deriva dal garum, un piatto antichissimo, sempre fatto da Picio. E per finire, condiamo tutto col nostro peperoncino. Presunzione a parte, qualcuno può dire che il nostro peperoncino batte anche quello dei calabresi. E la grappa aromatizzata come noi vogliamo. Anice, mirto, corbezzolo, peperoncino, salvia e chi più ne ha più ne metta. Non può non mancare l'olio. Essendo la nostra un'azienda biologica, abbiamo olio DOP biologico delle colline cilentane. Per ultimo, ma non per questo meno importante, abbiamo i nostri dolci, struffoli, chiacchiere, oppure delle pastiere o paste o torte sempre fatte in casa. Ed il vino, biologico comunque, Nero d'Avola, Montepulciano e Malvasia e Santa Sofia. Adesso con i miei amici e con i dipendenti del Forno Antico voglio salutarvi con questo brindisi. Aiz, 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 avascia, lascia, lascia, accosta, 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 a saluta nostra. Con il priore andiamo a presentare la confraternita di Santa Eufemia, una delle più antiche del Cilento. Siamo con
conosciuti come confraternita di Santa Eufemia, ma in effetti siamo la confraternita del Santissimo Rosario del Paleaggio di Santa Eufemia. Questa è una confraternita più, diciamo, antica del Cilento e del 1577. Ciò lo attesta un'antica pergamena che è fregiata dallo stemma dei Cavalieri di Malta e custodita nella nostra diocesi di Vallo, in Curia. La nostra confraternita esce nelle occasioni della festività di Santa Eufemia, che è il 16 settembre, il 15 gennaio, che è la festa di San Mauro Abate, e l'ultima domenica di agosto, che è una festa votiva sempre di San Mauro. Inoltre esce per il Corpus Domini e anche per la grande festa del 25 luglio, che è la festa del nostro santuario eucaristico, per festeggiare l'anniversario del ritrovamento delle ostie. Inoltre usciamo anche per, diciamo, evangelizzare questo nostro santuario. Il priore porta il medaglione di Santa Eufemia, come potete vedere, che raffigura Santa Eufemia e il leone, che la leggenda dice che, nonostante tutti i martiri che ha subito Santa Eufemia, è stata toccata da un leone ed è morta. Io sono nato a San Mauro, sono cresciuto e vivo, ho scelto di restare qua. È tutto. È la mia famiglia. A San Mauro la Bruca, in provincia di Salerno, i panni si lavano ancora come nei tempi antichi. La parola alla signora Concetta. Io mi chiamo Concetta. E il tempo antico abbiamo lavato sempre qua. Questa è una fontana antica, acqua buona, pulita e buona anche a bere. E qua tutta la gente antica nostra lavavano qua. Anche oggi vengo a lavare qui. È bellissimo, ci troviamo qua una bella aria, che bello, spunge il calore del sole, è sempre bellezza. E noi invitiamo a tutti, anche i forestieri in piazza, quando è la primavera, quando è la stagione, quando è la festa di San Mauro, quando fanno la sagra. È sempre bello, tanta gente che vengono qui. Con il presidente dell'associazione Prologo andiamo a conoscere le manifestazioni più importanti di San Mauro la Bruca in provincia di Salerno. L'associazione Prologo organizza diverse attività, specialmente durante il periodo estivo, perché lo fa per la verità anche durante tutto l'anno, ma tutto è focalizzato durante il periodo estivo, perché durante proprio quel periodo la popolazione triplica e possiamo anche approfittare di tutti i turisti che poi in pratica occupano queste zone, da Polinura a Marina di Camerota. In particolar modo nei giorni 11, 12 e 13 agosto organizziamo la sagra della salsiccia sammaurese. Perché è particolare? Perché i maiali sono allevati in loco e la preparazione della salsiccia è ancora come si faceva una volta, si taglia a punta di coltello. Altra importante manifestazione è la sagra del fusillo, che si fa i primi di agosto. I fusilli vengono preparati a mano da tutte signore del posto e lo si fa in maniera artigianale con dei ferri tipo quelli della calza. Infine, un'ulteriore manifestazione, questa qui è però di carattere prettamente culturale, la si fa verso la fine di agosto. E questa manifestazione, il convegno culturale che a noi piace chiamare, praticamente tratta di varie tematiche, partendo da problemi storici, problemi di attualità, problemi di gastronomia. E tutto questo noi lo facciamo proprio per incentivare il posto. Io invito tutti i telespettatori a visitare San Mauro la Bruca perché è un paese dove si sta magnificamente, l'aria è buona, l'acqua è speciale, la gente è ospitale e tutto si fa per voi. Andiamo a scoprire l'attività dell'associazione Cilento Fuoristrada. La parola al segretario. Thank you.
nasciamo con la passione per il fuoristrada, ma ormai già da tempo la nostra connotazione è soprattutto nel sociale. Ad oggi praticamente collaboriamo con le associazioni locali e l'amministrazione locale, soprattutto per aiutare la popolazione locale. Ci siamo trovati più volte coinvolti in caso di emergenza, tipo la nevicata di 2 anni fa. Ad oggi ci occupiamo spesso nel periodo estivo di monitorare la montagna, quindi per prevenire eventuali incendi, in quanto conoscitori di queste strade. Spesso prestiamo soccorso a persone anziane, portandogli dei pasti o medicine, insomma, di generi di prima necessità. Siamo anche coinvolti da associazioni private per gestire a volte piccoli eventi o manifestazioni. A volte collaboriamo con l'amministrazione locale per tenere pulita tutte le vie di scolo dell'acqua. Siamo una 15 di persone iscritte ufficialmente al club, più tanti simpatizzanti. Ormai abbiamo instaurato un ottimo rapporto con le persone del posto, gli abbiamo un po' trasferito questa nostra passione, passione che ormai è soprattutto nell'ambito sociale. Andiamo ad approfondire la conoscenza della cripta del santuario eucaristico, luogo dove ci troviamo in questo momento. Ci troviamo nella cripta della chiesa San Mauro la Bruca, un'opera molto antica, risale al 1400-1500. Dietro di me voi potete vedere la purificazione della Vergine. Proprio prima c'era raffigurata la figura di Sant'Eufemia e la figura di San Mauro. Di fronte a me abbiamo invece Santa Lucia con un calice dove si trova un occhio guarito e un occhio ammalato. Sono molto importanti i finimenti e molto importanti i colori, colori tenui, ocra e azzurro. Riprendono i colori della tomba del tuffatore che si trova a Pestum. Dall'altra parte della cripta troviamo un'altra bellissima icona che rappresenta Gesù Cristo crocifisso. Potete notare che ci sono delle sbarre che danno la profondità. Ancora non era nota, ovvero non era molto praticata la tridimensionalità, però dà effetto della profondità. Sui lati, sulla croce, sul cuore troviamo gli angeli con Santo Graal. Sulla sinistra troviamo San Vito e l'icona di Santa Caterina di Alessandria. Poi troviamo ancora il martirio di Santa Eufemia. Questa chiesa qui era importantissima perché è nella terra dei basiliani e quindi c'è questo stare assieme tra le due religioni, la chiesa cattolica ortodossa e la chiesa cattolica cristiana. In questo posto è stato anche il segretario particolare di Papa Luciano, il Papa del Sorriso, Don Diego Lorenzi, dell'Ordine di Don Orione. In questo momento si trova a Paiatas, nelle Filippine, persona degna, molto, molto grande, di una cultura immensa. Io vorrei salutarlo. Allora, aspetto qua. O il più presto possibile. Qua si mangia buono, si vive buono, c'è il mare, ci sono montagne, c'è tutto. Vi saluto o il più presto possibile.
Gli abitanti di San Mauro La Bruca vi aspettano a braccia aperte con tutta la loro simpatia. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva San Mauro La Bruca, viva il Cilento, ciao e passate bene questi giorni. Viva San Mauro La Bruca! Mettete.